Sì, i dati che ha appena letto la dottoressa Gentile potrebbero sembrare rassicuranti, sicuramente lo sono, perché in effetti come numeri assoluti c'è un abisso e tutto questo è legato al vaccino. Sento in giro che si parla del fatto che siano ricoverati tante persone vaccinate. Questo non ci deve stupire perché dobbiamo considerare il denominatore. Il numero di persone vaccinate è infinitamente più grande. Parliamo del 90% della popolazione vaccinata e il 10% non vaccinata. La vera domanda è chi è che si fa una malattia così grave da richiedere a un certo punto del percorso terapeutico la terapia intensiva? Sicuramente i non vaccinati. Questo è qualcosa che va ben sottolineato. Perché se una persona, perché è fragile, perché è una persona oncologica, trapiantata, con una leucemia, può andare incontro comunque ad un Covid che richieda l'ospedalizzazione, e ripeto, i dati del trial dicono che si è protetti col vaccino nel 95% dalla morte, ma per quanto riguarda l'infezione, soltanto nel 70%, quindi il fatto che una persona vaccinata acquisisca l'infezione se non usa i dispositivi di protezione individuale, cioè rientra perfettamente nei dati che conosciamo, non ci deve stupire. Quello che dobbiamo sapere è che una persona vaccinata ha il 95% in meno di rischio di morire. Quindi non stupiamoci che le persone vaccinate siano ricoverate, è importante che le persone fragili facciano al più presto la terza dose, come stanno già facendo, perché comunque si è visto che col tempo il livello di anticorpale scende, quindi è importante che venga fatto per avere un'ulteriore protezione e che si continui, consapevoli della propria fragilità, ad utilizzare i dispositivi di protezione individuale. Io l'ho detto tante volte in queste diretto in altre occasioni. Io lo so che per i nonni è meraviglioso stare con i bambini, ma se noi guardiamo ai dati, chi è che sta prendendo l'infezione adesso? Nella stragrande maggioranza sono bambini e questi bambini, cioè nel momento possono andare dai nonni, i nonni però dovrebbero indossare la mascherina perché corrono veramente un rischio che sarebbe veramente un peccato che esitasse in un'infezione.